partenza di merda andata, come al solito ovviamente. Prima partenza della stagione di merda. Adesso si recupera. Per problemi legati al motore, come avrete ben visto, sono stato praticamente divorato in uscita di curva e poi così via. Vuoi anche che l'altro concorrente mi ha tamponato nell'ingresso della chicane, quindi comunque sia mi ha scomposto la vettura e come avrete visto è andata a finire come è andata. Purtroppo c'è stato un leggero contatto con la sua ruota con la mia ruota e mi ha spinto, praticamente mi ha totalmente scaraventato addosso al cordolo. Adesso non c'è più nulla né da dire né da fare, perché tanto quel che è fatto, la cosa certa è che bisognerà cercare di risistemare la vettura, perché come avrete visto è praticamente inutilizzabile così. Cercare di risistemare la vettura in queste poche manciate di ore che abbiamo prima di gara 2 e poi ragazzi cerchiamo un attimo, siamo tutti qui per divertirci, quindi cerchiamo di non farci male. Le corse sono state fatte per rimontare la macchina e probabilmente qualcosa non va o si è danneggiata ancora di più di quello che noi abbiamo visto. Sento la vettura che anche nel rettilineo è totalmente lenta, sento il posteriore molto molto lento, ma non riesco a capire nello specifico che cosa può o non può essere. Probabilmente si ipotizza che è qualcosa legato al castelletto dell'assale posteriore, però adesso stiamo andando in griglia, quindi ci sarà ben poco da fare. Vediamo un po', cerchiamo almeno di portare a termine la gara. Senza fine. L'impressione che la macchina ondeggia. Mi dai il manometro? Come sta? Fuori convergenza così. Così stanno prima. Ma c'ho come la sensazione che dietro ondeggia però. Aprita al volo. Allora, la 20. È 20-22.
Gara 1 archiviata, adesso testa bassa e cerchiamo di rimontare per quello che è gara 2. Ovviamente partendo dal retro non sarà affatto semplice, più che altro per la divisione che abbiamo all'interno della nostra categoria. Ci sono PC10 e PC15. Come ben saprete, le PC10 vanno un bel po' più lente rispetto alle 15. Pertanto vorrà dire tanta pazienza, cercare di non fare danni e portare a casa la macchina e magari, sai, recuperare anche qualche punticino. Non in questo punto. Mi prende tutta la scia. Oh, dentro! Dentro Charles! Dentro Leclerc! Staccata da paura! Vediamo se si può passare, wow. Si può passare e lui passa. Che capolavoro, caro, non ho mai visto questo. Lui passa. Ok, si stanno risalendo le posizioni e sicuramente non so se riuscirò ad arrivare in zona punti, ma sicuramente ce la sto mettendo tutta perché la vettura non sta in strada, non riesce a stare dritta. Sono costretto a staccare quei 5-10 metri prima per riuscire a portare la vettura in curva. Ma nonostante questo, diciamo che non sto girando male. Avrei preferito avere la vettura ok per poter andare ancora più forte e poter dare il 100%, ma purtroppo ci dobbiamo accontentare. Quindi adesso puntiamo a portare la macchina a casa e poi ormai sarà tutto un recupero per la prossima gara.
niente, la gara è andata così e non sono riuscito a risalire più della decima posizione. Non so se ho fatto un punto o zero punti, non ne ho idea, e sicuramente è una gara da archiviare e ci sarà tanto da lavorare, da meditare e da migliorare per la prossima gara, quindi che dire, adesso è andata così, quindi si lavora e si faranno tanti sacrifici, ma per la prossima gara dovremo assolutamente essere sul podio e recuperare i punti persi. Dunque ragazzi, nella foga delle cose in qualifica abbiamo avuto problemi nel sistemare il tutto, non siamo riusciti a registrare una nuova intro, quindi parlerò adesso qui a post gara 1 e post gara 2. Il tutto sarà riunito in un solo video perché lo capirete. Gara 1 non è andata per il meglio, ovviamente avrei voluto aspettare, capire qualcos'altro, magari fare qualche altro giro per capire qualcosa in più del motore. Teoricamente è stato risolto il tutto, che era causato niente di meno che da un voltaggio basso della batteria. Quindi in linea di massima ci siamo, anche se il motore non è pienamente soddisfacente, però stiamo mano a mano trovando la quadra della situazione. Gara 1 appunto è andata via così, per gara 2 pertanto sono partito ultimo, quindi per gara 2 mi sono divertito, sono riuscito a recuperare poco, teoricamente non ho preso punti, non sono riuscito ad arrivare nella zona punti, ahimè. Adesso vedremo, ci stiamo proiettando verso Adria con un'ottica diversa, dovremo fare qualche lavoro alla macchina, andrà calata tutta quanta di nuovo per via della botta ricevuta in gara 1. Sicuramente faremo qualche lavoro addosso al motore, che sia di sostituzione o vedremo un po' il da farsi, ma la cosa certa è che non si può andare avanti così perché non ho forza rispetto agli altri. In linea di massima abbiamo trovato la quadra della situazione, anche se, come avrete notato dal video, non stavo spingendo al massimo perché avevo il posteriore che era totalmente ballerino in quanto si è rallentato un castelletto il castelletto posteriore della vettura. Quindi, per quello che è venuto fuori, io ho dato il massimo e diciamo che sono soddisfatto. Chi era a guardare la gara si è divertito, chi l'ha guardata da casa si è divertito e spero vi siete divertiti anche voi. Quindi, detto ciò, io direi che ci vediamo tra non molto ad Adria. Vi aspetto.